Sandro Arco, direttore della Fondazione Molise Cultura, dunque un appuntamento che si rinnova con il concerto di Capodanno qui al Teatro Savoia. Diciamo più elementi classici che ricorrono, una certezza anche in tempi tra virgolette un po' particolari, un po' di crisi anche per quanto riguarda il futuro di questa struttura. Sì, una produzione importante, credo la più importante di quest'anno della Fondazione, 51 elementi, il direttore, e diciamo apre questo 2013 di Verdi e mi auguro che questo sia anche il preludio ad una esplosione anche di questa esperienza dell'Orchestra Stabile del Molise. Siamo molto contenti di quello che è stato fatto finora e andiamo avanti fiduciosi che il rilancio della GIL, magari anche con l'accoppiamento della gestione di un luogo importante come il Teatro Savoia per la nostra fondazione possa essere davvero, davvero un momento di grande rilancio delle attività culturali di tutta la regione. Parliamo anche di questa novità nella direzione artistica dell'Orchestra Stabile. Fernando Raucci, dopo una lunga esperienza all'estero, soprattutto a New York, torna nel suo Molise con questo incarico fresco di nomina. Sì, Fernando è stato nominato da qualche tempo nuovo direttore artistico, quindi questa stagione, la 2013, la 2014, sarà una stagione che sarà orientata artisticamente da lui. Quindi noi ci aspettiamo tanto anche dalla sua esperienza e soprattutto dalla sua esperienza internazionale.